Saranno vacanze di Pasqua a mare per il Chieti, che mette in scena una delle prestazioni più brutte della stagione, lasciando i tre punti al Monte Giorgio, un passo indietro rispetto a domenica scorsa. Ed ora, se la salvezza sembrava cosa facile, ci sarà da sudare le proverbiali sette camicie. Nemmeno il tempo di cominciare per il Chieti, le cose potrebbero mettersi subito bene. El Ouazni in aria, ha tutto il tempo di aggiustarsi la sfera, ma il tiro non inquadra lo specchio. Il Monte Giorgio, che non può speculare troppo sul risultato finale vista la precaria condizione di classifica, crea da corner la risposta, ma il colpo di testa di Misin trova attento Forti. Poi il direttore di gara ferma il gioco per carica proprio al numero uno di casa. Con Fabrizio ancora out per qualche settimana, è Orlando a provare ad emulare il suo compagno di squadra con una giocata a capolavoro, ma il tiro dell'attaccante esce fuori di poco. Con la prima linea in pressione alta, i rossoblù creano più di una difficoltà al Chieti in fase di uscita, cosa che accade anche al quindicesimo, quando, recuperata la sfera, quest'ultima arriva a Gruci, ma il suo destro dalla distanza impatta la parte interna della traversa. I giocatori gridano al gol, ma per Tricarico di Verona, giustamente, la sfera non ha varcato la linea bianca. Il Monte Giorgio è in palla, ma complice anche il primo vero caldo di stagione, il ritmo forsennato della squadra di Brini si placa, così il Chieti ringrazia e può tornare negli spogliatoi per riordinare le idee. Ma l'avvio di secondo tempo per i teatini un vero shock. Sul corner battuto dalla destra rompe Pier Pepai, che sul primo palo beffa Forti, il quale prova a tuffarsi ma non riesce a tenere la sfera al di qua della linea. Quinta rete stagionale per l'attaccante, che al 90° risulterà pesantissima. Per rivedere i neroverdi in avanti bisognerà attendere addirittura il 25°, e un'azione imbastita soprattutto con la forza della disperazione, quella che vede protagonista prima il Ouazni, che affossato in aria non riesce a concludere, e poi la sfera giunge a Mariani, ma la sua conclusione è murata dalla difesa. Come accaduto a Notaresco, il Chieti prova ad aggrapparsi ai tiri dalla distanza, ancora con Mariani, ma questa volta il centrocampista fa solo la barba al palo alla sinistra del portiere. Brini aumenta il numero dei centimetri in difesa inserendo Perini, ma sono proprio gli ospiti ad avere il pallone del match point. De Meyer, rimasto in posizione avanzata, gira di testa un cross di Zerbo, ma Di Renzo è sulla traiettoria e mantiene in vita i suoi. Il Chieti prova ancora a riversarsi in avanti sul finale, ma le idee sono confuse, e così al 90° si materializza la nona sconfitta stagionale. L'unica nota positiva arriva dall'infermeria, visto che alla ripresa tornerà a disposizione Luca Fabrizi, a cui mister Lucarelli si aggrapperà per chiudere la pratica salvezza il prima possibile. Ma loro dovevano far questo, è chiaro che la distanza noi siamo scesi, perché poi è venuto fuori Chieti. Chieti per me è una grande squadra, aveva delle assenze oggi importanti, e noi abbiamo cercato di sfruttare il più possibile quello che potevamo fare. Primo tempo l'hanno fatto bene e forse meritavamo anche il gol nel primo tempo, però poi questo è venuto nel secondo tempo e lì siamo stati bravi anche a difenderci. Come ha risollevato il morale di questa squadra, o comunque anche il gioco di questa squadra, che nelle ultime settimane aveva avuto dei problemi? Ma bisogna dare delle indicazioni, perché nessuno ha la bacchetta magica. In poco tempo noi abbiamo fatto 4 partite in 10 giorni. Forse non capita neanche nei professionisti, quelli veri. E allora devi lavorare sulle motivazioni dei calciatori, dando delle indicazioni e non dando indicazioni che possono creare confusione. Il calcio è semplice, e poi noi altri lo vogliamo far diventare difficile, perché facciamo i bravi per risolvere poi i problemi che noi stessi creiamo. E allora, ripeto, le giocate semplici sono le cose migliori in una squadra di calcio. Ma abbiamo fatto una partita sottotono, il primo tempo veramente sottotono, senza nessun tipo di scusante, e mi dispiace perché più che altro si voleva raggiungere l'obiettivo della salvezza subito, e invece quando le cose le vuoi troppo subito, evidentemente non aiutano, e quindi siamo stati non neanche frenetici, proprio abbiamo un po' non aggredita la partita, e poi nel secondo tempo ho preso il gol, non abbiamo avuto la lucidità fino alla fine di poter pareggiare. E niente, dispiace, noi dobbiamo rimanere comunque tranquilli, con i piedi per terra, sapere che il nostro percorso è quello che stiamo facendo. Cercheremo di fare punti, arrivare a 46-47, perché secondo me la quota salvezza si alza. Mi dispiace per chi aveva fatto un pensiero a qualcosa, ma quei pensieri è meglio lasciarli stare, fidatevi. Oggi è stato un problema di condizione fisica, è preoccupato? No, assolutamente no, la condizione è sempre un problema di testa, quindi noi l'abbiamo approcciata male, atteggiamento sbagliato, e poi ce lo siamo trascinati un pochettino. Ci siamo un po' ripresi nel momento del secondo tempo, però sai, è troppo facile giocare solo 20 minuti a partita, bisogna giocare dall'inizio. Noi non l'abbiamo fatto e abbiamo perso, secondo me, meritatamente, quindi bisogna accettare la sconfitta.